molto attesa per questa partita, mi pare, arbitro. Giustificata, mi sembra, no? È una partita importante. Perché c'è lei che fa il telecronista, perché ci sono loro che stanno lavorando e loro che vogliono divertirsi. Per quanto riguarda il pubblico romanista, pensa che possa ripensare ai fatti dell'anno scorso dell'Inter, anche se ogni partita fa storia? Non lo so, lo vedremo fra poco, no? Esiste secondo lei per un arbitro, esistono partite di Serie A o di Serie B? Esistono partite. E questa che partita è? Partite. Andiamo? E il signor Agnolin di Bassano del Grappa, anche oggi con due rigori concessi, è stato tra i protagonisti della partita. Antonioni, si parla di ultima spiaggia per la Fiorentina, tu ci credi o sai nuotare? Ma abbastanza, direi che è una partita importante per noi per poter rimanere ai vertici. È chiaro, un'eventuale sconfitta potrebbe pregiudicare tutto questo. Le speranze di Antonioni e dei tifosi viola sono rimaste intatte soltanto 3 minuti. La Roma infatti, con una partenza quanto mai veemente, è riuscita a trovare immediatamente il gol con Pruzzo, sufficientemente a suo agio tra i difensori toscani a farsi fragili e poco inclini alla copertura. Nell'occasione del gol del vantaggio comunque Pruzzo è stato bravo nel resistere al ritorno degli avversari e nel battere Galli. Al 12esimo la Roma avrebbe la possibilità di raddoppiare, c'è un intervento illecito di Patrizio Sala su Falcao, oggi in ripresa, e Agnolin concede il rigore che Pruzzo si lascia respingere da Galli. Sulla ribattuta Conti giunge scoordinato. 2 minuti più tardi, per una caparbia azione di Massaro che pressa abilmente di Bartolomei, la Fiorentina ottiene il calcio di rigore con il quale ristabilisce momentaneamente le distanze. Antonioni brucia Tancredi, è 1-1 al 29esimo. Visto che Pruzzo, dopo il gol del vantaggio, non trova più la strada giusta, Bruno Conti pensa bene di confezionare in prima persona la rete del secondo vantaggio. È un pezzo di bravura che giunge proprio un attimo prima dell'intervallo. Roma-Fiorentina non si gioca solamente in campo, si gioca anche in tribuna. Siamo all'intervallo della partita. Due grandi personaggi, Renato Nasci e Franco Zeffirelli, due tifoserie contro. Renato, mi sembra una grande Roma, sei soddisfatto? Mi sembra una grande partita, perché anche la Fiorentina sta giocando molto bene. Non lo dico perché ho qui vicino il mio amico Zeffirelli. È una grande partita. La Roma, diciamo che ha una marcia in più. Nella ripresa il ritmo della gara cala sensibilmente, la Roma non molla mai l'iniziativa, mentre nella Fiorentina l'unico ad avere le idee chiare è il solito Antonioni. Quando i tifosi giallorossi si apprestavano a seguire l'ultimo quarto d'ora non senza qualche apprensione, Bruno Conti regalava ancora un lampo di maestria nel siglare il gol del definitivo 3-1. Il titolo esce, non dico tronfio, ma molto soddisfatto per questa partita. Ma una bella partita, è stata la migliore Fiorentina che abbiamo visto negli ultimi anni. Primo tempo ha giocato molto forte, magari noi abbiamo trovato difficoltà, ma abbiamo creato molte occasioni da gol e il portiere è stato molto bravo. E di Bruno Conti cosa vogliamo dire, che sta qui accanto a lei, mister? È tornato in quella condizione che era l'anno scorso, e quel per noi è importante, e la squadra subito si... Dove arriva questa Roma? Passando per Colonia, ma Lidom. Noi pensiamo ogni partita e dopo vediamo. Grazie Lidom. Bruno Conti, intervista alla fine del primo tempo. Sei come il killer della cattedrale, colpisci al tocco, Bruno, Ma diciamo che ho fatto, diciamo, questi due gol mio compagno Giovanni Galli, ecco, per cui abbiamo dormito anche insieme in Spagna e comunque sono contento. Che... Giancarlo Antonioni, centrocampista della Fiorentina. Fai cavolo là, certo me ne ricordo. Una squadra, per il momento la migliore sicuramente. Squadra di fantasia, di Pruzzo, mi sembra, c'era Bruno Conti. Siamo tutta la squadra, poi chiaramente Brutto, che era il bomber, però mi ha fatto esordire in Serie A, quindi, nel 72, quando sono arrivato a Firenze, quindi ricordo ottimale nei confronti del mister. Siamo un maestro, un allenatore, nonostante tu avessi già una certa età, moderna, di quel periodo, vieni. Oggi si corre, ma lui, diciamo, basava la sua teoria proprio sulla tecnica. Precursore del calcio moderno, sì, quegli anni lì sì. Già faceva un po' di zona in quel periodo, quindi.
Signore l'ascolto, buonasera. L'Olimpico sta per avere inizio l'incontro tra Roma e Fiorentina per il campionato di Serie A. È una partita che contende al derby di Torino tra Juve e Toro la palma di gara clou della giornata. Pubblico naturalmente delle grandi occasioni, si gioca in un pomeriggio con il cielo coperto, il fondo del terreno in buone condizioni, la Roma che dovete manovrare la palla con Falcao, Schiera, Tancredi, Nela e Vjerkovod, Ancelotti, Falcao e Maldera, Iorio, Proasca, Pruzzo, Di Bartolomei e Conti. Per la Fiorentina in tenuta completa bianca sono in campo Galli, Rossi e Contratto, Salapin e Passarella, Bertoni, naturalmente si tratta di Alessandro Bertoni l'italiano, Pecci, Graziani, Antonioni e Massaro, dirige Agnolin di Bassano del Grappa. Partita importante e per la Roma che è prima in classifica e per le residue speranze della Fiorentina che dopo un avvio non certo brillante di campionato affida ora a questa sfida dell'Olimpico le sue possibilità di riscatto. Colpo di testa di Nela, sfiora poi Conti e c'è la possibilità del contropiede per la Roma. Il lancio è su Pruzzo che si libera bene dei due avversari, poi il suo sinistro è vincente, tiro non forte ma preciso di Pruzzo e dopo appena 3 minuti la Roma è in vantaggio. Mamma mia che ricordi, che brividi, ma anche per l'atmosfera, ragazzi, all'Olimpico ogni partita, questa era Roma-Fiorentina, partita per carità importante, la Roma è a testa della classifica, però la Fiorentina era un'ottima, buona squadra, ottima, l'anno prima aveva conteso la Juventus lo scudetto, rubato, guarda caso l'ultima giornata, però in quell'anno non andò bene, non era Roma-Juve, non era Roma-Inter, non era Roma-Napoli, cioè era una partita di medio-alto livello, c'erano più di 70.000 spettatori, un boato spaventoso, insomma, speriamo che nel presente tornino presto quei tempi, ma ne dubito fortemente.